ed è la ragione per cui è stata creata la risorsa buildconfig. Un elemento buildconfig ha lo scopo di gestire il processo di promozione del codice, seguendone le fasi e determinando le azioni da compiere sulla base di specifiche condizioni e trigger. Essenzialmente tre. Docker, dove l'immagine del container dell'applicazione viene costruita partendo da un Dockerfile definito dall'utente. Source to Image, dove l'immagine viene creata partendo direttamente dai sorgenti dell'applicazione. E Pipeline Build, gestita interamente da uno strumento di CI come Jenkins, mediante la sua nativa configurazione. Non pochi, la potenza è nulla senza controllo. Pensare che una modifica possa essere riportata direttamente in produzione comporta comodità, ma anche gli impliciti rischi. Controllare le fasi del processo di promozione e quindi la configurazione della componente buildconfig è quindi essenziale.